Le sorti del comune di Ortona si chiariranno meglio nei prossimi giorni. Dall'arrivo della diffida del prefetto Mario Della Cioppa all'inizio della prossima settimana, il sindaco Leo Castiglione avrà infatti 20 giorni per trovare una nuova maggioranza e approvare il bilancio, evitando che il comune venga commissariato in attesa di nuove elezioni a giugno del 2025. Tutto è partito dalla mancata approvazione del documento contabile del comune, che doveva essere licenziato entro lo scorso 15 marzo, ma che l'ennesima crisi all'interno della maggioranza aveva fatto saltare, inducendo il prefetto di Chieti a chiedere con una nota interlocutoria una risposta urgente sull'approvazione del bilancio. E così, tra ipotesi di dimissione e formulazioni di nuovi esecutivi, questa mattina in conferenza stampa il sindaco Leo Castiglione ha sciolto ogni dubbio, annunciando ufficialmente la volontà di restare in carica per senso di responsabilità, lo stesso richiesto agli altri amministratori comunali con l'obiettivo di evitare una reggenza provvisoria della municipalità assegnata a un commissario, qualora non si riuscisse a ricostruire una maggioranza compatta per licenziare il bilancio e portare a termine il mandato, affidato dagli elettori a giugno del 2022 all'amministrazione Castiglione. L'arrivo del commissario significa togliere voce alla cittadinanza, significa non avere quel senso di appartenenza e per cui il cittadino è al centro dell'attività di qualsiasi amministrazione. Il mio dovere è quello di evitare questo. Io ho cercato in questi 2 anni di superare le varie difficoltà in cui mi sono trovato. Oggi sto gestendo una terza crisi che sicuramente metterebbe in ginocchio la città. Noi a maggio abbiamo le feste del perdono, le feste più importanti della città. Oggi ci troviamo in una condizione di non poter impegnare neanche un euro per garantire le festività che tutti i cittadini si aspettano. Nonostante questo io ho l'obbligo di continuare a lavorare, di evitare le dimissioni perché non sono la risoluzione del problema. In questi 20 giorni di tempo lavorerà per cercare una nuova maggioranza? Certamente, tanti sono i finanziamenti, tanti sono i cantieri aperti, noi abbiamo l'obbligo di seguire questi lavori e di iniziarne altri, ma per questo occorre un indirizzo politico, occorrono quelle linee programmatiche che solamente l'amministrazione politica scelta dal popolo può garantire. E io mi appello appunto al buon senso degli amministratori, perché anche se qualcuno ha affermato che l'arrivo del commissario sia la risoluzione del problema, io ribadisco che non è così, perché in questa città si tornerebbe a votare giugno 2025, sarebbero 14 mesi di commissariamento, 14 mesi in cui i cittadini di Ortona dovranno semplicemente assistere alla gestione ordinaria amministrativa da parte del commissario, senza poter incidere in qualsiasi campo, in qualsiasi settore.